Fiorentina di tonno con pistacchio e busiate. Direi che ci siamo. Benvenuti a Cala Rossa. Non so se il video rende, ma è incredibile. E scendiamo. Aperitivo siciliano a casa, anzi è sicilianissimo. Abbiamo il vino bianco tipico che è il Grillo, abbiamo una bellissima arancina e il pane cunzato. È mezza baguette condita con pomodoro, alici, origano, olio, capperi e olive. Bello. Non possiamo finire una bottiglia. A volte. No. Cena con triglie fatto in padella, non ho la minima idea di se sono buone o meno. Ho semplicemente messo uno strato d'olio sul fondo della padella e l'ho buttata dentro. Cotta da una parte, cotta dall'altra, basta. Adesso le assaggiamo. Poi continua quello, il manasugli dell'aperitivo e insalata di contorno. Ma c'è anche la ricotta. Dove la ricotta? E ricotta, quindi me l'avrei messo via. Così. Cena. Sì, ho salato tutto. Jimmy è leggermente intollerante alle zanzare. Sicuramente saremo protetti. No, sono vuoti, non servono a niente, sono okay. Finiti. Buongiorno! Siamo arrivati l'altro giorno, ieri abbiamo noleggiato le bici per tutta la settimana. Favignana praticamente si può girare in bici, ci sono bici normali, bici elettriche, ma ci sono anche i motorini, le macchine, insomma, però è fattibilissima anche in bici, lo dico il terzo giorno, vedremo l'ultimo. E oggi siamo in direzione spiaggia Preveto, super consigliata, adesso andiamo alla scoperta. Ho un déjà vu. E non ha, cioè, bello il ricordo, però momenti di panico. Va bene, ci speriamo, eh? Caletta, noi puntiamo a te. Direi che location top sotto la grotta, nella grotta, all'ombra, fronte mare. Un po' scomodi i sassi, però sta una meraviglia. Che cosa hai preso? Ho preso 3 tipi di biscotti alle mandorle. Buongiorno a tutti, oggi vi sponsorizzerò prodotto che aumenterà notevolmente le vostre doti fisiche. 3 giorni, solamente 3 giorni di una vasta selezione di prodotti siciliani, dolci preferibilmente, ma va bene anche salati, e otterrete dei risultati favolosi. Dimostrazione, dimostrazione. Vado a farvi vedere. Avete presente qualche tecnica del calisthenics? Ecco, guardiamone una. Inizierete a fare dei piegamenti sospesi che nella realtà non riuscireste mai a fare. E attenzione, questo non è il risultato del sale, ma di soli 3 giorni di dolci e salati tipici siciliani. Andiamo! Media Shopping mi fa un baffo. Io vi sponsorizzo questi prodotti e vi influenzo. Holy!
Cannoli, gelati, arancine, pane cunzato. No, non sto andando in crisi, ce n'è troppo. Biscotti alle mandorle, tutto, gelati, granitine, gialzo, mandorle, qualsiasi gusto e otterrete dei risultati spettacolari. Allora, la novità che abbiamo Nello l'ombrello 2.0, chi si ricorderà il nostro viaggio a Maiorca saprà di cosa stiamo parlando. E nulla, oggi abbiamo optato per una caletta sconosciuta. Stavamo andando a Cala Graziosa, però poi ci siamo fermati lungo il percorso e abbiamo trovato questa. Guardate che spettacolo! Qui c'è l'accesso al mare, una piccola rampina, ti tuffi, poi c'è il mare aperto e poi lì in mezzo ci sono tutti gli scogli, c'è una fauna acquatica, una fauna marina bellissima, e siamo solo io e te. Sì. Io e te, sempre io e te. Ho qualcosa fra i denti. In questa vacanza sai che non stai parlando con nessuno? Comunque, se posso darvi un consiglio è proprio questo. Magari sì, i primi giorni andate alle calette più famose, popolari, poi vi accorgerete che il mare di Favignana è bello ovunque, quando non c'è la gente. E quindi magari lungo la strada fermatevi, perché bene o male c'è ovunque un piccolo accesso al mare e questo è un piccolo angolo di paradiso. Quindi oggi qua sotto l'ombra, perché abbiamo appena finito di pranzare e noi per questa vacanza ci portiamo per il pranzo le schiscette, così che possiamo mangiare al mare senza preoccuparci, perché le spiagge, le calette, poi soprattutto, dicevo, alcune calette non sono molto attrezzate, soprattutto le più piccole. Invece nelle più grandi potete trovare dei chioschetti all'inizio della caletta, vendono panini, frutta, pane cunzato, quindi comunque nelle più grandi è possibile trovare da mangiare. Noi abbiamo preferito organizzarci con le schiscette per il pranzo, anche per dal punto di vista economico, ma poi soprattutto per avere un pochino più di libertà e flessibilità e non dover tornare a casa per pranzo, eccetera. E poi la sera mangiamo a casa o al ristorante, o comunque facciamo aperitivo a casa. Ci sta garbando un sacco fare l'aperitivo a casa, con prendendo i prodotti tipici dagli alimentari, tutto quello che ci hanno da offrire. Esatto. Direi il mio momento del giorno preferito. Sulla... Ma che cacchio fai? Aperitivo di questa sera abbiamo crostino con olive, cioè pane e olive crostato, pomodoro condito, arancina, non l'ho trovato l'altro. Oh, e la ricotta di capra, che è la nostra grande Vabbè, ma amore di questa vacanza, ma il simbolo di questa vacanza. È un aperitivo. E questo che vino è? È sempre della stessa, è un inzuglio. Non so, io l'altra volta c'era il grillo. Questo è un super antipasto. Anzi, stiamo diventando dei veri pro. Seguiteci per altri aperitivi. Ciao. Il panino. Oh, lasciamene anche a me un po' di pane, Dio buono, però. Ingorda. Ingordolona. Olle. E anche questa è andata. Anche buono. Ah, bevi pure, Bevi, Fai finta di mangiare e basta. Fai finta di mangiare e basta. Oh, ho fatto il fuoco. Fai... Ci sei? Vai, Jimmy, insegnaci la vita. Allora vi insegno un trucchetto. Quando c'è pomodorino così, una bella cucchiaiata di succo di pomodoro sui pane. Io buono, si prende una bella ricotta, bella sicula, e poi i pomodorini, una bella intrata di pomodorini, bada là che meraviglia. Olle. Oh, vai, ce n'è un po' troppi poi, sta buona.
si aggiungono. No, ma prendili tutti, eh. Sì, sono tutti che t'ha mangiati. Oh vai. Oh. Mm. Buono? È il sughetto sul pane che fa la differenza. Assolutamente. Il pomodorino deve cadere perché ha ancora... Oddio. È essenziale, il pomodorino deve cadere. Fa vedere dove è la cosa, la ricotta. È sicura, c'è scritto, guarda. In dove? Veramente c'è scritto latte di capra. Dal vero latte di Sicilia. Non rompere le balle, c'è scritto. Sì, magari la pecora viene dalla Germania. Ma smettila, che c'entra? Allora, sicuramente guarda, no, allora sta forse la padella. Buongiorno, noi ogni mattina ci prepariamo per il mare e poi dobbiamo compiere l'ardua scelta della caletta in cui passare la giornata. Solitamente ne prendiamo due, una la mattina o nel pomeriggio, però se ci troviamo troppo bene rimaniamo nella stessa, insomma, scegliamo e lo scegliamo in base al vento. Praticamente un sito che vi consiglio per scegliere la caletta con il mare bello è Windfinder. Praticamente si inserisce la location, in questo caso Favignana, e vedo, e si vede dove tira il vento. Praticamente oggi è il 22 giugno, sono più o meno le 11, e il vento tira verso di là. Sono tutte le freccettine, è facilissimo da capire. In questo modo io so che se vado su questa costa qui, il vento tira largo e quindi trovo sicuramente l'acqua pulita. Invece se vado su questa costa qui, molto probabilmente troverò più sporco perché tira a riva. E quindi noi questa mattina andremo in delle calette quassù. Siamo già stati da questa parte e quindi molto probabilmente andremo da questa. Poi ovviamente il vento gira. E quindi andando avanti nel pomeriggio, guardate come cambia, tac. Quindi diciamo che se rimaniamo qui, sicuramente avremo sempre bell'acqua, invece qui, insomma. Però vabbè, ci spostiamo, insomma. Poi, oh ragazzi, amen. Però insomma, penso che sia molto interessante come app, come sito. Ma che noi potevamo non avere un momento disagio a tratti disagissimo anche in questa vacanza? Aspetta, ecco, niente, abbiamo preso una scorciatoia fra virgolette che passava dietro, aiuto, che passava dietro la montagna di Favignana. Ci siamo ritrovati a fare una scalata e ora una discesa piuttosto complicata. Oddio! Secondo me io tra un po' mi ribalto, vado giù a ruzzoloni. Aiuto. Vediamo il mare, ma è troppo lontano. Qui a Favignana tappa obbligatoria, ragazzi, il gelato da Mamas. Io prendo sempre la mandorla, che è speciale, cioè ci sono i pezzettini di mandorla dentro. L'altra volta ho assaggiato il pistacchio, oggi assaggio il cioccolato fondente. Focus. Invece Jimmy oggi è team granita. Cosa hai preso, granita? Granita, limone e al pistacchio. Ecco, la granita come deve essere, bella densa, non ghiaccio. Quindi, siccome oggi giornata bigia, siamo tornati prima dal mare, Jimmy ha avuto la brillante, grazie Jimmy per tutto questo, idea di andare fino al castello. Abbiamo, per fortuna, ho deciso di parcheggiare giù in paese la bici, lì c'è tutto un percorso che porta lungo la montagna, se no si può fare la strada normale. Jimmy voleva farla in bicicletta. Chi ce l'ha fatto fare sta cosa? Tu. Io non mi prendo nessuna responsabilità.
ti sto odiando dal momento in cui hai detto andiamo io. E nulla. Speriamo ci sia una bella vista, nonostante sia tutto velato, perché sennò stanotte tu dormi sul divano, sappilo. Ragazzi, castello super figo, soprattutto perché è tipo disabitato, quindi entri dentro, ci sono i cunicoli bui e fa paura. Comunque siamo arrivati in cima. Allora, si vede tutta Favignana. Da questa parte si vedono le calette. Noi guardate cosa abbiamo raccolto in mezz'oretta. Guardate che roba, c'è, cioè, che sacchettata soltanto qua, un pochino andando qui, anche un pochino su, qualcosa in acqua. E mi è capitato molto spesso di arrivare in una spiaggia, sedermi e dire wow, bellissima, peccato per la plastica e la sporcizia. E ho deciso che adesso in ogni spiaggia in cui andrò e vedrò della plastica, prenderò un sacchetto e cercherò di riempirla nel tempo che sono su quella spiaggia. Penso che se tutti lo facessimo, un sacchetto a testa, una volta ogni tanto, così, potremmo migliorare tantissimo la situazione, perché a volte si pensa, magari si fa un atto vandalico, quindi magari buttare qualcosa per terra e si dice ma sì, ma cosa vorrai, cosa pensi che farà mai? Ecco, se lo faccio io, lo faccio e lo fanno in tanti, alla fine il risultato è quello che stiamo vivendo nei nostri mari. Guardate Jimmy cosa appena vada là. Dicevo, lo fanno uno, lo fanno tutti, il risultato è che lo fanno in troppi e si può fare però lo stesso in maniera positiva, quindi faccio io un sacchetto, lo fanno in tanti e magari qualcosa, non tantissimo, però qualcosa è meglio sempre che niente. Che nome hai dato? Spagnesi. Sta già dando alla testa. Vai, è partita, la sigla è partita, addio, l'abbiamo persa. Addio, è fortissimo. È un 13% che questo. 13%? Niente ragazzi, noi quest'anno con i tramonti sfigatissimi. Quest'anno, non solo quest'anno, ma... Ecco, fateci né il tramonto né la lampada oggi proprio. Cambio la lampada. No, grazie. Una tavola. Lettura da spiaggia di questa settimana, Il Purgatorio non è eterno di Claudio Uguccioni. Si tratta di un giallo basato su fatti storici realmente accaduti nell'ex Jugoslavia, nella guerra che c'è stata fra Croazia, Serbi
e Bosnia, e a me è piaciuto tantissimo. Ve lo consiglio se vi piace il genere, ad esempio se vi piacciono i libri che piacciono a me, come Donato Carrisi, Joel Dicker. Questo è sulla stessa linea, c'entra anche il Vaticano, perché a questi scrittori piace il Vaticano, non capito perché, però ci sta. Ultima sera Favignana, quindi aperitivo al Magneva, che è sulla spiaggia. Il tramonto dall'altra parte c'è, deve essere anche bello. E ieri sera. Noi, che sfiga. Vabbè. L'importante siamo noi. Sì. Il tramonto. Ma chi ce ne vota a noi? Da là si vede poco, ma polpo alla griglia. Mi fai luce? Spettacolo. Oh, con pistacchio. Quelli che non si vede. Che goduria. Usiate quei ricci. Ultima colazione prepartenza con caffè al pistacchio. Andiamo. Giorno del ritorno, siamo sbarcati a Trapani e siccome abbiamo il volo nel pomeriggio, adesso facciamo 3 ore di turisti. Zaino in spalla, abbiamo lasciato il bagaglio grande al deposito bagaglio e adesso ci giriamo la città un pochino e andiamo anche alla ricerca di un luogo dove mangiare. Lo sai che mi accorgo che molti dei nostri viaggi sono noi che ci spostiamo per andare a pranzo o a cena? Sì, sempre, ovvio, dobbiamo ciubare. Ciubare? Ciubare. Che bel metodo! Buon appetito. Grazie. Yeah. Arrivati a Milano, stiamo tornando a casa. Il nostro viaggio si conclude qui e si conclude qui anche questo video. È stata una vacanza bellissima dove ci siamo veramente divertiti, rilassati, goduti ogni singolo secondo goccia di mare e cibo locale. Basta, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale e fateci sapere qua nei commenti dove andrete voi in vacanza. Un grande abbraccio, ciao ciao! Ciao Gini!